giudicare dall'aspetto e dall'arma in pugno, non si direbbe che la vera passione di Umberto Giordano Fanciullo fosse la musa dei suoni. Foggia, Natali nel 1860, così questi infantili duelli a cui il padre, appassionatissimo di scherma, l'aveva ben presto addestrato. Ma ascoltò pure i primi saggi del piccolo musicista, che faceva così promettenti progressi da indurre i genitori a mandarlo a Napoli a compiervi gli studi. La caratteristica città partenopea gli fece certamente balenare fin da allora l'idea della prima opera, Ma la vita o il voto, di ambiente napoletano. Ammesso nel conservatorio, canoni e fughe sono per ora le armi in cui il ragazzo si addestra, imponendosi alla stima del maestro, l'insigne musicista Serrao, e a quella del pubblico che al ventenne autore della Sinfonia Delizia decretò il primo di una lunga serie di successi. Ma è a Milano che specialmente allora si coglievano i grandi successi, quelli durevoli e che aprivano la via alla fama internazionale. Tutti i nostri musicisti, tutti i nostri artisti sono dovuti passare per questo naturale e tradizionale punto di confluenza e di irradiamento delle correnti artistiche italiane ed oltralpi. Anche il Sommo Verdi vi trascorse gran parte della sua esistenza e volle lasciarvi le spoglie mortali. E oggi, dopo anni d'assenza, è ritornato alla sua casa Arturo Toscanini. Nella stessa via Durini abita Umberto Giordano. Il maestro in questo momento è al lavoro. Ma non gli dispiacerà ricevere la visita di una graziosa ammiratrice. Vi ringrazio delle buone notizie che mi portate dall'America. Prego. Il pubblico americano è stato sempre molto buono. Però devo convenire che di musica se ne intende. Infatti, se non sbaglio, la prima rappresentazione nel mondo di Madame Saint-Jean ha avuto luogo a New York. Esatto, al Metropolitan. Come le venne in mente, maestro, di portare sulla scena lirica l'allegra lavandaia parigina? L'idea non fu mia, ma la suggerì Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi? Gli voleva bene. Il suo consiglio, però, al principio mi spaventò. Gli dissi, maestro, il protagonista della commedia di Sardù è Napoleone. Come può Napoleone cantare? Già. Verdi scrollò le spalle e mi chiese, l'hai conosciuto tu Napoleone? Io no. L'hanno conosciuto i tuoi spettatori? Ebbene, e allora lascialo cantare. E Napoleone cantò sulla voce di Caruso. Ma Napoleone è baritono. Come? Perché la parte di Napoleone fu scritta per voce di baritono, mentre Caruso aveva la voce di tenore. Nessuno voleva in quell'epoca sentir parlare di Caruso. E per la verità, neppure io. Per quali ragioni? Aveva una voce stupenda, ma non sapeva cantare. Allora io l'ho rinchiuso per tre mesi nel mio studio e da maestro compositore mi trasformai in maestro di canto. Caruso fu il primo protagonista non di Madame Saint-Jean, ma della nostra mia opera Fedora. La fortuna che ebbe Fedora permise al maestro di farsi una propria abitazione a Baveno, sul Lago Maggiore, in uno dei più incantevoli soggiorni d'Italia. La verde, morbida conca del lago si spiega alla vista con la stessa dolcezza delle note dell'intermezzo di Fedora. E Fedora fu battezzata la villa, quasi fosse stata la creatura più amata dal maestro. Certo si è che, ancora all'uno del conservatorio, dopo una rappresentazione del dramma interpretato dalla famosa Sara Bernard, la passionale eroina colpì tanto la sua fantasia da osare di chiedere, lui ragazzo, al grande Sardù il permesso di musicare Fedora. Soltanto 10 anni dopo, in seguito al successo di Andrea Chenier, il permesso gli fu accordato e Sardù non ebbe certamente a pentirsene. Fedora è anche il nome di uno di questi alberi. Li piantarono e battezzarono via via ad ogni opera, insieme a Giordano, i suoi collaboratori, i poeti e librettisti Illica, Specchetti, Colautti e l'editore Sonzogno, che fu sempre il generoso amico d'ogni giovane compositore di talento. Oggi il maestro guarda a quegli alberi come alla certezza di un grato ricordo e al simbolo di una gloria sempre viva. E passeggiando tra i larici del parco, più che al pianoforte o davanti al rigo musicale, gli nascono idee, hanno la prima luce temi e melodie. Una vita semplice dunque, che alterna le tranquille gioie della casa e della famiglia con il lavoro creativo.
Per avere modo di isolarsi, il maestro si è costruito uno studio staccato dall'abitazione, ma ad essa collegato con un portico. Rispettando così la libertà altrui e la propria, nel silenzio e nel raccoglimento trascrive i pensieri, ferma i fantasmi sonori, prova e ascolta l'opera che nasce. Da presso guardano artisti, poeti, amici, ammiratori, soprattutto Verdi, nome tutelare d'ogni musicista italiano. E più caro di tutti forse Illica, il librettista di Andrea Chenier. Ai tempi di Andrea Chenier, Illica abitava a Milano, in via Bramante. Egli aveva già steso la trama di un libretto, di quel libretto che proprio allora il giovane maestro andava cercando con febbrile impazienza per l'affermazione definitiva. Corso da Napoli a Milano, Giordano si affacciò nel grande cortile dove abitava il poeta, nell'ansiosa ricerca di un'abitazione vicina per lavorare insieme. Ma per allora luogo di convegno fu un angolo del cortile. Ci veniva spesso anche Puccini, che stava lavorando a Bohème. Di quanti progetti, di quante discussioni, prove e riprove, di quali speranze e scoramenti la vecchia panchina non fu essa muta testimone. Nei pressi del cortile Giordano trovò finalmente un alloggio, in un androne, deposito di statue, lapidi e croci funerarie. Soltanto il suo pianoforte animava il lugubre silenzio e scioglieva in fremiti sonori il freddo dei marmi. Sembra sia stato proprio questo mondo immobile e spento a muovere la sua fantasia alla creazione della viva e ardente figura di Chenier. Ma l'opera, terminata dopo 2 anni, non poteva darsi per mancanza del tenore, finché un giorno in galleria, in questa specie di quadrivio dell'arte lirica, Illica incontra il tenore Borgatti e lo presenta al compositore. Così a Umberto Giordano giovanissimo, il Teatro alla Scala il 26 marzo 1896 poté decretare un memorabile successo, che oggi a più di 50 anni rivive in ogni paese e in ogni teatro. E al profico mi di Dio, io bevo e poi dovevo. E alla intervista di segno, il firmamento, in qual natale la mia fronte, veniva una creta viva. Oh,
Allegretto. Addio!